Allora, come sai, sono numerosi i lettori, gli affezionati del mondo Sgaialand con cui interagisco quotidianamente anche sui social network, in particolar modo su Instagram. E sono sempre di più i tecnologi addicted che mi chiedono: ma come fare davvero davvero successo sui social network? Faccio bene a portare la mia vita reale, la mia autenticità, o è meglio a volte privilegiare una vita un po' più naif e non sempre autentica per cercare di sfondare? E allora io ho detto: lo chiediamo alla nostra Giulia, che secondo me è la risposta giusta per voi. Allora, partiamo dall'idea che l'autenticità è un concetto un po' particolare e per noi non è molto semplice. Tutti noi cerchiamo di apparire al meglio, specie nelle prime impressioni. Provate a pensare quando siete uscite per la prima volta con qualcuno che vi piaceva o il primo colloquio di lavoro che avete fatto. Mostriamo sempre un lato di noi splendente. La cosa che però paga realmente è il nostro vero sé, cioè l'autenticità pura. Effettivamente non esiste un'oggettività. Quando pubblico qualcosa, io so che la persona che la sta guardando quei pezzetti di sé che più le interessano. E quindi cerchiamo tutti di vedere il bello, se noi per la nostra vita vorremmo del bello. Ma di fatto, appunto perché tutti quanti abbiamo i momenti di sfortuna, i momenti di arrabbiatura, forse il rendersi conto che il prenderla sgaia e quello che la nostra community vede è viverla autenticamente, mi permetterà di essere più aperta e più positiva anche nel mondo di Instagram. E quindi, Giulia, qual è il consiglio che ti senti di dare ai nostri affezionati? Uno solo ed è semplicissimo: siate il più autentici possibile, perché questo è il modo migliore per poterla prendere sgaia. E se lo dice Giulia, aspettiamo il prossimo consiglio. Ciao ragazzi! Ciao!